Questo è il video zero di una nuova serie, di un nuovo format che ho lanciato. Voglio imparare tanti nuovi sport, tante nuove cose che non ho mai testato, non ho mai avuto l'occasione né la possibilità di farlo e voglio portarvi con me. In questo video ci andiamo leggeri. La prima cosa che voglio imparare è il calisthenics. L'anno scorso mi sono appassionato anche grazie a questi due bei guaglioni. Ciao, guarda lì qua, l'estra verde rappresenta loro, ormai hanno questo simbolo, questa aura verde tipo Goku. Oggi quindi imparo il calisthenics, o almeno le basi. Abbiamo un giorno, queste ore praticamente, per imparare il calisthenics. Ovviamente ci sono i loro canali in descrizione e ovviamente per il prossimo video, che sarà qualcosa di speciale, fuori dagli schemi, 25.000 like. Spolliciate 25.000 like, ma ce la faremo. Ci ragazzi. Vuole, sì, il sì. Tasto è giù ed è gratis, fatelo perché è gratis. E se riuscire a chiudere una skill facciamo 30.000. Orca vita, mi piace, bravo. No, però devi chiudere, se no zero like. Tanto l'avrà già messo. Cominciamo. Allora, per prima cosa, ovviamente, bisogna capire a che punto è il nostro Mitch. Esatto. Perché bisogna capire da dove si parte, no? Anche perché, come ben sai, tutto inizia con le basi delle basi. Trazioni, piegamenti, dips, quindi piegamenti delle parallele. Perfetto. E squat nella parte inferiore. Ok. A differenza del bodybuilding, nel calisthenics bisogna imparare a usare tutto il corpo. Quindi non vado a isolare i muscoli, ma devo usare tutto il corpo. Questo me l'hai sempre detto ed è sempre stato un errore che ho fatto. Sì, ma bisogna capire quante trazioni hai, quanti dip hai. Se non ce li avete voi, quindi lavorate sulle basi, ma tu ce li hai, lo sappiamo. Giusto per dare un riferimento numerico a livello di forza, io chiudo a fresco, cioè fresco vuol dire caldo ma freddo, 11 trazioni, una quarantina di dip e una quarantina di push-up. Buono, squat. Non ho mai testato. Volendo, magari, se questo video qua appunto arriva a 30.000 like, possiamo fargli provare magari un po' di zavorre più avanti. Ma come stare? Vediamo. Allora, per prima cosa bisogna rinforzare il core, i nostri addominali. Ci sono due esercizi fondamentalmente. Il primo è la classica parchetta. Retroversione del bacino, quindi non devo tenere i lombari attaccati al pavimento. Bello chiuso, spalle sollevate e sto così. Tu oggi lo farai direttamente così. Proviamo, dai. Testiamo, vediamo quanto riesci a... Visto che lo conosciamo. Allora, sì. Schiena attaccata per terra. Esatto. Granchietto. Vediamo se riesci. Indurisci bene le gambe. Okay. Bravo. Vedete? Mantieni. Perfetto. Addome contratto, ottimo. Giù un po' più. Ok. Respira. Ok. Bravo. Se ovviamente voi non riuscite a farlo, ci sono gli step precedenti. Ok, però okay. Lui, devo dire questo che riesce. Grande, okay. Vuol dire che mi alleno in qualche modo. Sì. Diciamo che qualcosa ha fatto. Qualcosina. Il secondo è il plank, ma il plank lo facciamo vedere in ollo. Praticamente è la cosa opposta, ci mette sulla schiena, ci mettiamo su i gomiti. Sesta cosa, protrazione delle spalle, addome contratto, glutei contratti. Ci appoggiamo sul collo del piede, quindi non così come si vede nelle classiche palestre comunque. Non che sia sbagliata questa posizione, ma è, diciamo, più facile, ecco. Ok. Le scapole spingono verso l'alto, quindi sono protratte. Ok. E il culo spinge verso il basso. Le braccia così. Esatto. Il collo del piede. Indurisci il culo. Il culo bello duro. Addome in dentro. Bravo. Okay. Addome in dentro. Okay. Indurisci. Okay. Ok. Spingi. Addome in dentro. Ok, sì, ci sono. Ci siamo. Una volta compresa la posizione, sì. Okay. Non è facilissimo mantenerla, cioè per tanto immagino. Esatto, sì, è molto più complicata rispetto all'altra. Tanto di perché più. Ti abbiamo fatto vedere questa posizione? Perché praticamente questa posizione in realtà in tutte le skill che poi vedremo adesso è fondamentale, perché questo, appunto, come ho detto prima, collega la parte inferiore con la parte superiore. Sì. Ok. Quindi in tutte le skill come bandiera, front lever, back lever, è necessario un tutt'uno, esatto, essere collegato. Ok, sì. Grande. Adesso però vogliamo complicare un po' le cose, no? Quanto complicare? Un po'. Perché un'altra skill bella che tutti vogliono imparare nel calisthenics è la verticale. Ok. La verticale tu l'hai mai fatta, ce l'hai? Allora, sì, però solo a muro. Perfetto. Non ho mai provato tanto, per cui non sono molto stabile. Ho provato un paio di volte a scendere, dovrei farcela, però devo sicuramente lavorare sull'attivazione del core per mantenere la stabilità. Tantissimo, cioè almeno queste sono le basi che in realtà io ho preso da voi. Ok, allora, prima cosa per capire se posso fare la verticale o no, capire se ho la mobilità per fare la verticale. Un primo test, ad esempio, è questo. Stessa cosa, retroversione del bacino. Vedete, io, ad esempio, non posso farla, non potrei allenarla perché
non ha la mobilità. Ok. Vedi? Sei giù rilassato, bacino retroversione. Come... Bacino in retroversione? Esatto. Ah no, allora sì. Lui ha sì. la mobilità per forza. Ok, pensavo in, sì. in addome contratto. No, no, normale. Allora, se ovviamente come me non ce l'avete, dovete lavorare sulla mobilità. Okay. Altrimenti possiamo già iniziare. Seconda cosa importante per una verticale è quella di togliersi la paura. Perché chi non l'ha mai fatta ha paura di stare la testa in giù. Certo. Quindi prima cosa, togliamoci la paura. Qua dovete proprio lanciarvi e stare su. Ok. Ok. Occhio, ok. Allora, spingi bene il braccio. Bravo. Ok. Allora, per prima cosa, vedete, lui deve abituarsi un po' a deve abituare un po' lo slancio, perché si è lanciato un po' così di ignoranza, tra virgolette, ma ci sta. Vai, scendi pure, scendi, scendi. Prova ad avvicinarmi un po' di più. Sì, diventa più difficile. Okay. E già così imparerai a utilizzare il corpo, esatto, per stabilizzare. Sì. Teoria. Culo e spalle devono stare in linea. Ok. Così riesci a stare appunto dritto. Io non riesco a capirlo se sono in linea. Cioè, adesso... almeno per adesso, a livello di sensazione, non riesco a comprendere il mio corpo in che stato è. Però. E con le braccia, la cosa posizione, cerca di spingere via il pavimento. Ok. Le spalle che mi si avvicinano alle orecchie. Perfetto. Sì. Sono molto importanti anche le dita. Io devo imparare a schiacciare il pavimento. Il peso bisogna sentirlo dalla mano in su, non dalla mano in giù. Ok. Ok. Quindi quando sono a terra devo schiacciare il pavimento. È un esercizio che puoi fare così e annulliamo le gambe. Ah, ok. Così per usiamo solo le spalle. Da là cerchi di staccare un piede, poi l'altro e poi tornare. E trovare un equilibrio. Però l'importante è comunque tenere la schiena dritta. Ok, certo. Non inarcarla comunque. Ok, fermo, stai lì. Okay, chiudi le gambe, chiudi, piano, spingi con le spalle, guardati in mezzo alle mani, non guardare di là. Okay. Adesso stacca prima un piede e poi l'altro, cerca di tornare contro il muro, torna. Mi sto allontanando dal muro. Sì, così è giusto, ora stacca anche l'altro, cerca di trovare l'equilibrio. Ok. Indurisci il culo come... Sì. Bravo. E tieni dentro l'addome. Esatto. Bravo, bravissimo. E spingi con le spalle. Bravissimo, questa è una verticale, è buona già, 3, 2, ok, stai lì, spingi, indurisci il culo, bravo, fai le questo movimento, bravo, tieni, spingi verso l'alto, spingi con le spalle, spalle e culo in linea, meglio, ok, riposa, ah, buono, simpatico, buono. Non riesco ancora a trovare la connessione giusta tra blocco inferiore e superiore addome per riuscire a trovare un equilibrio. Cioè, mi sembra ancora fuori dal mondo. Però sto prendendo. Beh, perché comunque è complicato quella cosa. In realtà, sei anche testa in giù. Certo. Quindi uno c'è tante cose da pensare: le mani, le dita, le braccia, spingi con le spalle. Esatto. Che è un casino. Non facile, però divertente. Ci sta. Mi è piaciuta. Quindi, prossimo. Allora, prossimo esercizio: il front lever. Ti sto prendendo bene. Che ormai conoscono tutti. Ormai. È questo qua, è metto qua, così. Boh. Stendo e sto così. Però per arrivarci, il primo step è il front lever, tac. Metto qua così, sto così. Rannicchio le gambe. Qua serve tanto dorso e addome fondamentalmente. Quindi addome contratto? Sì, è dorso. Tu devi tirare la sbarra, devi tirare. Un po' quasi un movimento, quasi il rematore. Ora da lì, porti le gambe al petto, tiri sul culo e vai su. Perfetto. Il culo parallelo al pavimento, quindi sei proprio in linea. Culo parallelo al pavimento, ok. Su, bravo, oh, giù, stai lì, giù, bravissimo. Quindi non scendere di più. Sì. No, così è perfetto, così è perfetto. Ok. E respira, stai lì. Quindi sei intact front lever. Ci sono. Qua sì, dovresti arrivare a fare almeno 20-30 secondi, diciamo. Sì, ancora un po' ne avevo, effettivamente. Sì, sì. Quando ho trovato la posizione, sì. Esatto. E sentivo un sacco l'addome attivarsi, perché sì, ero sul tratto, come in... Ok. C'è una volta che è quello, cioè, sta chiuso così. Posso allargare, okay, oppure one leg o straddle, e poi c'è questo. Una volta trovata la tecnica, è più che altro questione di allenamento. Sì. Allenamento, di secondaggi, aumenti il secondaggio nelle varie movimenti. Per secondaggio fai. Cosa intendi? Secondaggio intendi il minutaggio, cioè esatto, il tempo. Quando arrivi a, appunto, come hai detto lui prima, 20-30 secondi, poi... diciamo bruciare lo step successivo. Ok. Per aumentare il secondaggio, però, non basta fare l'isometria. Ma ci sono tanti esercizi dinamici. L'ice cream maker, quindi gelato, lo metto qua, così, sempre contraggo l'addome, faccio uno, due. Tu magari lo fai così, in tac, così rannicchi, fai uno, due. Ok, la posizione di prima. Certo. Sembra facilissimo vedendolo da te. Cazzata! Cazzata!
da qua rannicchia le gambe, torna in front e torna in trazione. Ora bravissimo, torna su, bravo, ottimo, perfetto, bravo. Così bravissimo. Ci sono? Sì, 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 sì. Questo qua è proprio un ottimo esercizio per il dorso a corpo libero, cioè se voi non avete appunto pesi, avete solo una sbarra, questo esercizio è veramente ottimo per allenare il dorso. E possiamo fare ovviamente la parte contraria, quindi il raises, come se fosse appunto un pull down, pull over. Da qua sarebbe così, 1 2, ok, 1. Io qui ho la sbarra, devo immaginare di tirarla giù. Da qua devi tiro giù la sbarra e tirarla giù e vado su. Questo è un po' più complicato di quell'altro. Ok, su. Fate con le gambe rannicchiate al petto. Oh, bravissimo. Oh, su, bravo, sì, easy. Ok. Questo è tosto, questo bello, mi piace, questo mi è piaciuto. Questo è tosto. Figo. Considera che se riesci a fare questo movimento fatto bene, è come se ti tirassi giù, quanto pesi? Adesso 95. È come se ti metti la sbarra alla tua mascella e fai così con 95. E in effetti non ce la faccio a farlo 95. È veramente complicato. È tosta, è pesante. Ha superato un nuovo record. Ma adesso ci siamo rotti le palle di spiegare la lezione, perché non siamo a scuola. Vogliamo un po' di ignoranza, vogliamo divertirsi. Skill ignorante, anzi... Ignoranza e basta, senza skill. Sì, sì, ignoranza, ora... robe esplosive. Esatto, okay, perché avete dai, già dai. Visto mille volte skill, tecnici, lezioni, ma adesso... Robe col botto facciamo. Facciamo un po' di robe alla street workout, nei parchi, nei parchi americani. Sono quelli che si allenano proprio come pazzi e fanno queste robe qua. Tipo... tipo ste robe qua, no? E le faremo fare a Mitch. Ok. Vediamo un po' come si comporta. Va bene. Quando spingi su, cioè quando è su... Esplosivo, esplosivo e clap. Ok, facile. Bravo. Ok. Fai doppio. Doppio? Doppio. Vai. Oh! Quasi, eh! Ci ho rischiato il naso. Proprio fighissimo. Questo qua. Quello lo voglio provare. Oh, bravissimo, ottimo. Bravo. Oh, bravo. Ok. Ottimo, giusto. Sta. Attenzione, facciamo provare una roba extreme. Riesci a tirarti su in questo modo, vuol dire che tu hai un livello di forza notevole. Ok, può farlo. Devo farlo per forza. Bisogna semplicemente distendersi in questo modo, mettere le mani così. Ma sei pazzo? Questa è forza. Vai, vai. Ma non pensavo a quello, qua ci sta. Ma con le dita devo farlo, sì, per forza. Con le dita. Ma in realtà puoi funzionare anche con le mani. Con le dita è un po' più figo da vedere. Ah, ok. Finisci un po' con i piedi, addome, contatto di brutto. Grande! Che mina! No, devo riprovare. Sta, ragazzi. Questo è un esercizio per la gente forte. Bravo. Che figo che è! Stata, grande! Bravo. Stessa cosa, pull up e push up. Cosa faccio? Vado qua, vado su. Ma te sei pazzo! Ma io mi ammazzo! Non ce la farò mai! Un po' di prove. Usa le gambe. Che miseria, ce la devo fare. Questo è muscle up maledetto. Stessa cosa, sfrutta molto l'oscillazione. Cioè da qua, oscillo e vado su. Ok, okay, devi praticamente tenere le scapole bloccate e vai su. Vai! Oh, cacchio! C'era, mi spezzo le spalle. Bene, direi che questo primo video Imparo il Calisthenics in 24 ore è venuto fighissimo. Bene, sì, bene, bene. Mi piace, mi è piaciuto. Tante cose le avevo già viste, le avevo già provate, devo esercitarmi. Altre invece mai viste, tipo... push up. Fighissimo. E poi, vabbè, comunque devo chiudere questo muscle up maledetto. Cioè, l'obiettivo del 2020... sì. 20... è di chiudere il muscle up, no? Sì, perché è una bella soddisfazione. Una volta che se sarai su con la sbarra, direi: madonna, mi sento una del mondo. Non sarò più forte, quando sarò un pochino più leggero adesso, spero in questi 6 mesi, ci riproverò. Però anche quello in realtà è semplicemente una questione di pratica, tecnica. Chiaro. Comunque la forza in realtà ce l'hai. Ma me lo dite tante volte, però devo proprio sbattere la testa. Però. Grazie mille ai Gorilla, grazie mille che mi ospitano sempre, mi danno un sacco di dritte, c'è il loro canale in descrizione, la struttura è veramente meravigliosa, se vi va fatevi un giro, 30.000 like per il prossimo Imparo A e a sorpresa, anzi facciamo così, dite voi che nei commenti cosa vorreste vedere come nuovo diciamo sport da imparare, secondo me può uscire davvero qualcosa di carino, grazie ancora a tutti, grazie anche a loro che ci state vedendo la telecamera, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!